Esatto, alla prossima occasione. Ora parliamo di Ice Bucket Challenge, iniziativa di solidarietà fortunatamente particolarmente diffusa in questo periodo. Class, CNBC e tutte le televisioni, il gruppo Class Editori hanno deciso di partecipare con entusiasmo e con una donazione, perché ricordate che questa è la regola, al sito in particolare che state vedendo dell'AISLA, l'Associazione Italiana per la Ricerca per la Sclerosi Laterale Amiotrofica, sopra potete trovare tutte le disposizioni, le direttive per effettuare un bonifico, eccetera. Ringraziamo prima di tutto per la nomina il Premier Matteo Renzi, che ha chiesto attraverso in realtà i direttori di testata di sensibilizzare i media a un maggiore coinvolgimento di tutti gli italiani e non solo. Noi siamo assolutamente in favore di questa iniziativa importante, vorremmo che venisse ripresa in modo proattivo e non solo per riportare secchiate famose da parte di altre testate e altri gruppi. Per questo nominiamo colleghi del TG5 e di TGCom 24 con cui collaboriamo in maniera proficua da anni. Class Editori però è soprattutto un gruppo finanziario e la finanza in questo caso può davvero dare un contributo significativo alla ricerca e farsi promotrice di questa iniziativa di solidarietà. Quindi nominiamo anche Federico Ghizzoni, amministratore delegato di Unicredit, Carlo Messina, consigliere delegato di Banca Intesa San Paolo, Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Banca Monte dei Paschi. Giornale. Grazie per essere stati con noi, ci ritroviamo domani puntuali ore 18 e sperabilmente un po' più asciutti. A domani.